Jasmine Wickers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Zendaya e Robert Pattinson sono in trattative per recitare in un prossimo film di A24, prodotto da uno dei migliori registi horror di questa generazione, ovvero Ari Aster, dietro la macchina da presa di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, e diretto dal regista del visionario Dream Scenario con Nicolas Cage, Christopher Borgley, noto anche per la sua commedia satirica del 2022 Sick of Myself. Potete recuperare entrambi i film su Prime Video. I film indipendenti di A24 hanno incluso molti successi di critica e commerciali. Alcuni dei suoi più grandi successi sono Everything Everywhere All at Once, Civil War e Uncut Gems. Molti di questi film sono apprezzati e riconosciuti e includono volti ben noti in ruoli principali, mostrando l'intersezione tra grandi star di Hollywood e storie più art house, più piccole in un certo senso, realizzate da registi indipendenti. Ora, Deadline riporta che Zendaya e Robert Pattinson, non certo due nomi piccoli, sono in trattative per unirsi al prossimo film A24 di Borgley, con Aster come produttore. Il film si intitolerà The Drama e a quanto si dice sarebbe la storia di una coppia la cui relazione cambia proprio prima di un giorno importante. Un po' vaghi per il momento, e sebbene non si sappia molto ancora del film oltre a questo, l'interesse di entrambi gli attori per la pellicola lo sta già rendendo una produzione prioritaria per lo studio. Sebbene siano grandi nomi del cinema, entrambi non sono estranei a produzioni più piccole ed entrambi hanno all'attivo molti film a basso budget, oltre che alto budget. Mentre Zendaya è meglio conosciuta magari per i suoi ruoli ad alto budget, quello di MJ ad esempio nel Marvel Cinematic Universe e Chani in Dune, è stata coinvolta anche in film più piccoli come Challengers di Guadagnino. D'altro canto Pattinson ha recitato in film ad alto budget come Tenet e The Batman, ma è anche noto per il suo ruolo in The Lighthouse di Robert Eggers. La regia di Borgley renderà anche il film apparentemente meno mainstream, ma non ci dimentichiamo che il suo Dream Scenario è stato elogiato dalla critica, il che ci suggerisce un segnale sulla direzione che prenderà The Drama. Mentre non è chiaro se il film avrà la stessa tipologia di storie sconvolgenti che hanno caratterizzato il lavoro di Borgley fino ad ora, di certo la vaghezza, per ora, di ciò che dovrebbe accadere tra la coppia protagonista suggerisce che tutto è possibile. Considerando che i migliori film con Zendaya l'hanno inclusa anche in ruoli minori e data la carriera di successo di Robert Pattinson, i loro personaggi in The Drama senza dubbio potrebbero essere un'interessante aggiunta al loro curriculum, poiché probabilmente non verranno rivelate ulteriori informazioni finché la produzione del film non sarà completamente avviata, potrebbe volerci del tempo prima che vengano svelati dettagli concreti. Tuttavia, con Borgley e Aster entrambi coinvolti, è probabile che il film sia un'altra parte importante della prossima scaletta cinematografica di A24. Che cosa ne pensate? Zendaya, Pattinson, Aster, A24 e Borgley sembrano un team vincente e l'idea di vedere interagire questi due attori insieme in un film A24 mi incuriosisce molto. Ma a voi? In quali ruoli li preferite? Ce li vedreste come coppia? Potrebbero avere una buona chimica sullo schermo? Fatecelo sapere come sempre in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!